Buonasera signor Sindaco, facciamo un aggiornamento dal COC. Buonasera Ciro, buonasera a TV City, buonasera a tutti i telespettatori di TV City. Allora, l'aggiornamento sono le ore 17 in questo momento, rimane quello di ieri sera, quindi allo stato attuale non dovremmo avere nessun caso di Covid e speriamo stasera di poter dare, se c'è il doppio tampone negativo, qualche altro guarito. Quindi ospedalizzati 8, domiciliari 9, guariti 55, decessi 20. Leggo più di una volta, mi si viene detto, ma sono pochi i tamponi. Allora, chiariamoci una volta e per sempre, l'abbiamo sempre detto, i tamponi sono richiesti dai medici di base, che loro, ascoltando i loro pazienti e vedendo praticamente cosa praticamente dicono i loro pazienti o la visita che loro fanno, ritengono di poter chiedere il tampone. Quindi se i tamponi sono pochi, vuol dire che praticamente c'è poca richiesta di persone che hanno dei sintomi di Covid. Questo è il motivo dei pochi tamponi. Quindi ripeto, i tamponi sono richiesti dai medici di base. Quindi non è che il sindaco deve chiedere tamponi generali a tutti quanti, non c'è nulla di tutto ciò, quindi il tampone è richiesto dai medici di base. E in questa fase 2 molta gente giustamente chiede, effettivamente vedo troppa gente per strada, assembramenti, e quindi c'è anche un po' di paura. Allora, noto anche io, ma non solo io, sono state postate ieri delle immagini di Napoli, che praticamente c'era, possiamo dire, come una festa di piedi rotti. E lo stesso presidente De Luca ha detto attenti, perché praticamente possiamo ritornare, noi siamo ancora nella fase di un movimento che non è tutto autocertificato, quindi non possiamo muoverci in condizioni se non quelle già che avevamo. Notiamo anche a Torre del Greco c'è un movimento maggiore di persone, i controlli sono sempre gli stessi, cioè quelli che sono le forze dell'ordine, noi continuiamo a coordinare tutte le forze dell'ordine, quindi vigili urbani, polizia, esercito, carabinieri, guardia di finanza. Logicamente ci sono anche, sto notando, i vari CAF. Quindi tutte queste domande che scadono per quanto riguarda tutta una serie di contributi, questi benefitti per i ragazzi fino a 14 anni e tanti altri per i portatori di handicap. E quindi c'è un movimento anche alla ricerca di poter fare e poter partecipare a queste domande. Ci sono tanti motivi per uscire, però bisogna stare attenti. La fase Covid non è finita, lo ripeto, lo ripetono tutti, e il Covid finirà nel momento in cui sanitariamente si riesce a trovare un vaccino o una terapia. Quindi i tempi sono ancora lunghi e quella che sarà la fase 2, che inizia il 4 maggio, però dobbiamo anche comprendere bene questa fase 2 del 4 maggio in che modo. Stiamo aspettando dei decreti per comprendere e capire. Infatti non sono tanto chiari, nel senso che lasciano spazio all'interpretazione. Lasciano lo spazio qua, come se i sindaci sono loro poi coloro i quali è l'ultima parte della gestione dello Stato. È tutti verso il sindaco, tutti verso i sindaci. Ultimamente nella giornata di oggi sto ascoltando sindaco, ma le mascherine non mi sono arrivate a casa. Infatti, con tutto il piacere ve le porterei io personalmente queste mascherine, ma non è il sindaco né di Torre del Greco né di un altro comune che ha detto che ve le portava a casa. Quindi c'è un altro ente, non il comune, superiore al comune, che ha pensato di portarvi le mascherine a casa. Da parte mia sto con i miei uffici, sto cercando di capire in che modo, non è che io sono fermo, mi sto informando, ma queste mascherine non è nessun comune, nessun sindaco che ve le deve portare. Se me le danno, io posso anche provare a portarvele alle 30.000 famiglie una a una a casa vostra, però non parte dal comune di Torre del Greco. Perché molti chiedono questa mascherina a 50 centesimi, si stanno recando nei negozi e giustamente il negoziante dice ma io la pago, l'ho pagata molto di più dei 50 centesimi. Ho sentito anche questo argomento. Praticamente se una mascherina è 50 centesimi e il commerciante l'ha comprata in un modo completamente diverso,
beh, qualcuno deve spiegare, e non è il commerciante che deve spiegare, praticamente in che modo bisogna vendere queste mascherine. Io mi metto anche nei panni del commerciante, il quale dice: io non le sto vendendo né a 10 euro né a 20 euro, le sto vendendo eventualmente a un prezzo modico, ma non è quello del 50 centesimo. Le posso anche vendere a un euro, ma perché a me saranno costate 75-80 centesimi. Ok, poi un'altra categoria che ci manda tante richieste per chiarimenti, purtroppo sono parrucchieri e centri estetici, perché per loro non si vede... Allora, non si vede l'apertura. Di questo io personalmente, nei miei modi, diciamo così, di avere con i cittadini, ho avuto modo di parlare con parecchi di parrucchieri, di barbieri. Il loro problema è quando apriamo. Da quello che riesco a capire è il primo di giugno. Io personalmente, assieme ad altri sindaci, stiamo cercando di chiedere se questa apertura può essere anticipata all'apertura del 18. Logicamente, nel caso dei parrucchieri, bisogna che loro, ma io già lo so, già capisco che loro stessi sono i primi che vogliono organizzarsi con l'apertura, con le distanze, con la protezione, con tutto quello che praticamente è possibile per evitare qualsiasi contatto, qualsiasi difficoltà in campo sanitario. Hanno le loro idee. Io ho parlato con qualche parrucchiere che parlava che loro potevano mettersi questi caschi protettivi, darlo anche al cliente, cioè ci sono i guanti, ci sono tante formule, e io penso che loro già hanno inquadrato bene in che modo avere il contatto con la propria clientela. Oggi quello che tutti chiedono, caro Ciro, e forse alleggerendo un poco la situazione Covid, almeno dalle nostre parti, quello che noi stiamo vedendo dalle nostre parti, ma non è solo in Campania o nel sud, io sto seguendo le trasmissioni a carattere nazionale, qua si chiede di riaprire, di mettere in moto il sistema Italia, perché lo si dice sempre, io lo dico sempre, il Covid è un problema sanitario, ma quello che noi rischiamo è il problema economico, che sarà molto ma molto più duro a risolverlo rispetto proprio al Covid. Di questo, tenendo conto tutte le distanze, tenendo conto tutte quelle che sono gli accorgimenti, mascherine, guanti o che o cosa sia, noi praticamente dobbiamo fare in modo che il sistema Italia deve partire, e deve partire anche nel modo giusto, perché io capisco anche alcune attività, quello dei bar o altri, pasticcerie, le quali non hanno aperto perché diventa difficile tenere un bar aperto e pensare di andare a portare il caffè, il cappuccino e il cornetto a casa o negli uffici che sono per lo più chiusi. E queste cose logicamente non aiutano economicamente le persone, le famiglie, e non aiuta praticamente a portare avanti quella che è la riapertura, diciamo così, di tutta quella che è le attività commerciali. Poi mi chiedono, lo spazzamento si è fermato in città? Lo spazzamento non è che si è fermato, per questioni Covid, l'alzata della polvere o cose del genere è fermo, c'è solamente questo, che lo spazzamento con il macchinario. Sono degli accorgimenti sanitari che in questo momento ci dobbiamo attenere. Un'altra categoria soggetta che ci hanno mandato una richiesta di aiuto sono i taxi collettivi. Allora, i taxi collettivi, da quello che io so, il Ministero sta portando avanti un'intesa con i sindacati o con i lavoratori dei taxi collettivi, che hanno portato avanti un protocollo con la sanificazione, le distanze di un metro, la possibilità di protezione tra il conducente e il passeggero. Diciamo che anche su questo, a carattere governativo, si stanno facendo tutte le varie protocolli per far sì che questi taxi possano andare avanti e possono lavorare, logicamente con tutte quelle che sono le dovute azioni di sicurezza. Io dico, ormai siamo all'anno zero, cioè tutto quello che era prima del mese di marzo oggi cambia tutto, ma lo vedo anche tra di noi, cioè il fatto anche di avvicinarci, siamo noi stessi ad allontanarci. Quindi sta cambiando proprio il modo anche di relazionarci, anche in famiglia, anche con gli amici. Sembra che praticamente ci vogliamo allontanare, ma poi dopodiché ognuno di noi
questo ricordo di quando eravamo vicini, quando eravamo affiatati. E certo, non è una cosa bella vivere questi momenti dove tu cerchi di allontanarti dal tuo migliore amico o dalla persona a te cara. Però purtroppo, come lo possiamo dire, un fatto che viene adesso naturale di distaccarci. Un altro comparto che sente l'esigenza di riapertura prossima all'estate è il settore balneare. Il settore balneare pare che, da quello che stiamo capendo, perché guardate, noi sindaci stiamo cercando anche noi di capire, di comprendere, perché poi tutto viene sul sindaco, l'ho detto prima, sembra che con i liti, con le distanze dovute, con, ho visto addirittura delle gabbiette in plessiglass, possiamo andare a mare, anche perché da quello che dicono il mare forse dalle nostre parti ci ha aiutato, perché diciamolo con tutta la sua realtà, la sua onestà, forse il mare ci ha aiutato, perché si aspettava chissà cosa doveva succedere nel sud, ma forse perché bagnati dal mare o con l'aria quest'aria salmastra e salsedine e tutte queste cose qua, può darsi che praticamente il mare è d'aiuto, quindi a mare ci dicono che possiamo andare, speriamo quanto prima, perché adesso siamo ancora con il pulloverino e altro, ma io immagino tra un mese, quando inizieranno le temperature a 30, 31, 32 gradi o via o cose del genere, io penso che sarà difficile rimanere a casa, e qualcosa bisogna pure inventarsi. E un'ultima domanda, possibilità, il nostro utente ci segnala se c'è la possibilità di recarsi nella casa di campagna per coltivare. No, allo stato attuale non ti puoi recare nella casa di campagna. Vogliamo fare un appello? Vogliamo tornare a una normalità, perché quando si parla sempre di Covid, vogliamo parlare di rifiuti? Di rifiuti, allora, perché guardate, la cosa più bella è quando mi fate la domanda sui rifiuti, vuol dire che il Covid sta passando e torniamo alla normalità. Guardate, è la cosa che mi appassiona tanto, quando mi si contatta, allora, sindaco, tutta una serie di problematiche che ci sono ancora. Certo, rispetto a come eravamo prima, qualcosa di positivo è stato fatto. Poco, non lo so, poco, pochissimo. Vi posso solamente dire che li sto tenendo riservati ancora, perché voglio capire e comprendere con esattezza i numeri della differenziata. Quelli di marzo, che dovremmo stare intorno al 37-38%, e poi quelli di aprile, che ce li daranno nei primi giorni di maggio. E beh, i dati di aprile li dobbiamo andare veramente poi a guardare bene, perché sembra che anche Torre del Greco stia iniziando a superare quel famoso 40%. Dico sembra, ma se fosse vero questi dati, vuol dire che lo sforzo che state facendo voi cittadini sta venendo premiato. Okay, vogliamo fare un ultimo appello ai cittadini per far sì che la fase 2 scorra via in maniera più liscia. Beh, la fase 2, io della fase 2 Ciro, stamattina proprio poi ho fatto sì che praticamente si potesse dare una data del Consiglio Comunale per votare il bilancio, perché senza approvare il bilancio c'è poco da fare per tutti i fondi che praticamente arrivano dalla Regione o dal Governo Centrale. Sarà un bilancio che tiene conto di quello che noi abbiamo votato nel mese di febbraio, perché il bilancio praticamente è quello, logicamente è da modificare poi con tutto quello che avverrà, con la diminuzione delle tasse che sicuramente vengono pagate o con introiti che verranno a carattere anche fondi europei, fondi governativi, poi il bilancio nel suo consuntivo dovrà essere poi modificato. E questo è il primo punto, perché iniziamo praticamente a regolarizzare quelle che sono la parte amministrativa di un comune. Quindi già il 12 di maggio dovremmo praticamente votare il bilancio, almeno lo spero, penso che praticamente questo è il primo punto. Sto con i dirigenti, domani pomeriggio c'è una riunione con tutti i dirigenti, perché ognuno mi deve dire per quanto riguarda il lavoro da casa come lo vogliono continuare a svolgere o praticamente come organizzare il ritorno dei nostri dipendenti nei vari uffici e in che modo, e anche in questo praticamente si sta pensando a mascherine, occhialini,
protezione di plexiglass, già si stanno ragionando in che modo, quindi questa è la fase 2 da parte dei comuni. Quella che praticamente saranno poi i mercati, quando devono essere aperti, in che modo, con quale distanza, e vedere se possiamo allargare degli spazi. Certamente, lo dico subito, quelle che sono le piazzette devono mantenere come praticamente negli ultimi due mesi, ma è una questione anche di sanitaria, una questione di migliorare quello che è un luogo che urbanisticamente è stretto, quindi non ci sarà nessun ritorno al passato. Ma perché lo dice proprio quella che è l'emergenza sanitaria e quella che è l'emergenza Covid. Quindi attenzione un po' a tutte queste realtà qua. Mi si dice che i sindaci possono, questa è un'altra cosa, che praticamente i sindaci possono aprire i parchi, aprire i giardini, aprire il cimitero. Guardate, una delle prime cose che vorrei aprire è il cimitero. Voglio guardare, voglio capire qual è la normativa, perché è una delle prime cose che Giovanni Palomba vuole aprire. Come Giovanni Palomba ha chiesto un mese fa quella che era l'apertura delle pizzerie, fece una lettera al presidente sia De Luca e sia Conte per aprire pizzerie, pub per l'asporto, ma ancora prima lo fece per i laboratori di pasticceria, anche perché so il grande lavoro di tanta gente che praticamente svolge queste attività e che praticamente è bloccato. Ieri io ho assoperato dopo un mese e passa, quindi oltre 50 giorni, una pizza, una marinara. E sembrava un bambino, ma l'ho visto che parecchi di voi avete provato la stessa gioia mia. Sono attività che si devono muovere. Certamente, come ho detto prima, attività che dobbiamo iniziare a muoverci pian piano. E poi lo Stato ci deve aiutare, lo Stato, la Regione, il Comune, dobbiamo trovare tutti i sistemi per dare un aiuto. Perché realmente siamo a un anno zero. E quello che praticamente vediamo ogni sera, anche dai dati non solo sanitari, perché io non vedo solo quelli che sono i morti a carattere nazionale o quelli che sono le persone che prendono il Covid ogni 2000, 3000 ancora, ma io guardo anche quelli che sono i dati a carattere economico, che sono dei dati certamente non buoni. Ok, grazie, sono Roma Lomba, al prossimo giorno. Buonasera a tutti.